Beaches Brew non è di Miles Davis ed è molto più simile a un album hip hop che un album jazz. Perché dico queste cose qua? Per ridere, ma anche perché comunque, come andremo a vedere in questo video, quello che dico non è completamente sbagliato, ha un senso. E quindi andiamo a capire, andiamo a vedere questo video, perché queste frasi non sono, questa frase non è una cosa assurda, una cosa sbagliatissima, ma ha un suo senso. Iniziamo. Prima di tutto direi di partire da cos'è Beaches Brew, che è l'album di Miles Davis, il secondo album di Miles Davis, Jazz Fusion, perché aveva già fatto In A Silent Way l'anno prima, dando vita al movimento Fusion, insieme a Frank Zappa che aveva fatto Hot Rats nel 69. Tutti e due danno vita a questo movimento Jazz Fusion, che non è altro che la fusione appunto di generi come il jazz, il rock, il funk, tutto messo insieme per fare l'unione di appunto jazz e strumenti elettrici. Questa è la fusione, perché ci sono le tastiere, ci sono le chitarre elettriche, e quindi c'è questa unione, questa fusione molto molto figa, è una delle cose più belle che sia successe al jazz in realtà, soprattutto in quegli anni lì. Solo che incredibilmente Beaches Brew, che viene ovviamente super acclamato, spettacolare, super tanti applausi, adesso, perché inizialmente non per tutti almeno, molti sì, hanno capito subito, ma non tutti l'hanno accettato, gli è andato del venduto, cioè è andato del venduto a Miles Davis, che Miles Davis è uno che si è inventato tutti i generi del jazz praticamente, perché da quando è nato, comunque se non se ne è inventati comunque questo pioniere o comunque ha dato la svolta a quei generi, è stato principale. Per generi come il jazz modale, il bebop, il post-bop, ha fatto un sacco di generi di jazz, è stato pioniere di un sacco di generi di jazz. John Coltrane, che poi è stato bravissimo nell'avant-garde jazz, viene proprio fuori dalla band di Miles Davis, quindi una persona che veramente per il jazz è tutto praticamente, che decide. Ispirato principalmente a Jimi Hendrix, che tanto lo ritroviamo anche in una canzone citato perché Miles Run the Voodoo Down è ovviamente una citazione a Voodoo Child, la canzone di Jimi Hendrix, che dire, vede il bello di Jimi Hendrix, il soul, il funk, ma ha suonato questo bel rock anni 70 e ha detto facciamolo anche col jazz. E incredibilmente gli hanno del venduto perché gli ha dato proprio del uno che voleva andare a cercare la cosa commerciale, che si svendeva. In realtà è una stronzata, c'è cioè gente che non ha capito niente, e poi piano piano adesso tutti quanti dicono che è un capolavoro. Ma non è sempre stato così, per farti capire. Comunque ci sono sempre quelle persone che ac non accettano il nuovo, gli sembra brutto, anche se in realtà è qualcosa di spettacolare, con Miles Davis che tra l'altro ha fatto questo passaggio quasi in maniera un po' come era sempre un po' scontroso, no? Che poi ha detto che era scontroso, ma perché era timido e quindi il suo essere scontroso era un modo per difendere, per nascondere la sua timidezza. Ha detto: io vedevo gente che suonava, non sapeva neanche leggere lo spartito, e quindi ha detto: ha fatto questo album qua come per dire: vi insegno io a suonare, praticamente, vi insegno io a fare rock, proprio così, un po' sbruffone, ma lo è sempre stato. E Beaches Brew è un album molto figo proprio perché Miles Davis ha deciso di non scriverlo, ha buttato giù delle bozze, ha fatto dei bozzetti, ha scritto una serie di accordi, un po' di accordi, pochi accordi, e ha detto ai musicisti: fate quello che volete, tutto quello che vi passa nella testa fatelo, basta, ovviamente vi attenete ai miei bozzetti, fate le cose che volete fare dentro questi accordi qua, questi sono gli accordi, poi fate quello che volete. Voleva fare così perché voleva che non sembrasse già arrangiato, voleva proprio che sembrasse libero. Io vi do i raccordi, però fate quello che volete voi, perché non voleva che sembrasse già arrangiato. Quindi è molto, molto, molto improvvisato. Però, grandissima, ma grandissima parte del lavoro, un grandissimo motivo per cui questo album è spettacolare è Teo Macero, che è il producer di Miles Davis, soprattutto in questo periodo del periodo Fusion, è stato lui. Che è un ex astrato sassofonista che ha fatto anche canzoni famosissime negli anni 50, che decide di appunto aiutare e fa tantissimo in realtà. Questo è proprio per dire quanto in realtà fanno i producer quando anche non sembrano, perché lui non suona qua, ma ha fatto delle cose che fanno proprio questo album. È per questo che dico non è di Miles Davis, perché intanto Teo Macero ha utilizzato un sacco di effetti che per quel tempo lì era abbastanza una novità. Utilizzare certi effetti, lui ha usato i loop fatti proprio col nastro, c'era il tape delay perché appunto cioè, le registrazioni venivano su nastro e quindi si applicava il delay, è stato bravissimo poi in futuro Brian Eno a usare il tape delay e ha fatto appunto questo, i loop creava dei loop e li ripeteva, ha usato il riverbero della stanza, l'effetto eco, ha usato veramente un sacco di effetti che per il tempo
non è che se l'è inventati, però comunque era abbastanza una novità, era abbastanza pionieristico applicare certi effetti alla registrazione. Lui ha proprio applicato ai nastri questi effetti, tra loop, delay e tutto quanto. E soprattutto si ispira, Teo Macero, alla musique concrète degli anni 50-60, perché lui comunque ha una formazione classica, ha studiato la manipolazione del suono, la manipolazione dei nastri, dei appunto dei compositori della music concrete per andare a prendere quei nastri e modificarli, cambiarli, fare dei loop. E per questo che appunto dico che un album è effettivamente più simile all'hip hop, che ovviamente è uno scherzo, però il fatto è che proprio Teo Macero abbia preso dei loop, cioè abbia fatto dei loop, abbia preso questa parte qua, adesso questa la ripeto, che in realtà quando l'ascolti non te ne accorgi neanche, però adesso poi quando vai a vedere il minutaggio che c'è scritto qua, c'è scritto qua c'è stato un loop, dici cazzo è vero, c'è un loop, c'è una canzone che fa ta 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 ta, prende quello, fa ta 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 ta, ma è un loop, non l'ha fatto due volte, l'ha fatto, è lui che ha detto, ma siccome qua è bello mettere questo suono qua due volte, proprio come fanno i producer di adesso, che poi anche cioè, l'ha fatto la Plunderphonics, ovvio che non è un album hip hop, non sai che solamente quelli che fanno hip hop fanno i loop, era questa quella mia frase iniziale, era un po' scherzosa, quasi provocatoria, ma per ridere, però effettivamente, cioè, Teo Macero ha fatto tutto. Nella prima canzone, che è Pharaoh's Dance, ci sono quanti edit ci sono? Ci sono tipo 19 modifiche ci sono nella canzone. E soprattutto l'inizio non c'è mai stato. Non è mai stato suonato l'inizio. Cioè, semplicemente è un taglia e incolla. Ha preso pezzetti vari della canzone, proprio pezzetti più vari. Prende, pa, 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 li mette, li incuce, incolla, fa tutta questa cosa qua. E crea un inizio che non è mai stato suonato. Cioè l'ha suonato Teo Macero, l'ha inventato lui questo l'inizio. Non c'era che l'inizio che si ferma e poi riparte. Se l'ha inventato lui, perché ci piaceva. Ha deciso, io adesso invento l'intro. E l'ha proprio inventato, proprio come fanno i producer. Cioè proprio ha preso ta 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 ta, l'ha incollata e ha creato una cosa che non è mai stata suonata. Che secondo me è incredibile, è proprio per far vedere quanto fanno effettivamente i producer, ovviamente, oltre che gli effetti usati e i loop che ci sono anche in questa canzone, ci sono molti pezzi che sono ripetuti a loop da Teo Macero, anche nella canzone che dà il titolo all'album, Beach is Blue, ci sono un sacco, ma veramente un sacco di edit, ci sono anche qua molti molti loop, addirittura la canzone John McLaughlin, che è una canzone corta, era un pezzo di un'altra canzone, che Teo Macero ha detto, ah, però, bello sto pezzo di 4 minuti, facciamolo un singolo. L'ha tolto da quella canzone, l'ha proprio tolto. Infatti, nella canzone originale non c'è questo segmento qua. È diventato un singolo. Perché? Per questo è per farvi capire. Come io sono molto attaccato, vado sempre a vedere chi è il producer. Mi informo sempre perché mi piace proprio quello che fa il producer. Perché spesso è gente che non sa neanche suonare. Poi Teo Macero è un bravo sassofonista, però non sa neanche suonare uno strumento, magari. Ma sono gente che ha una mente che ti fa delle cose incredibili, che lui dice qua ci serve l'effetto eco e ci mettiamo, qua ci serve il reverbero, è uno che c'ha tutto in testa. Teo Macero ha fatto qualcosa di incredibile, perché comunque in quegli anni, che era comunque abbastanza una novità, soprattutto magari nel jazz e in certi tipo di musica, perché nella musica più sperimentale e music concrete si usava fare questo, manipolare, prendere segmenti, ma lì non ancora. E lui l'ha fatto e si è inventato completamente l'intro di una canzone che non è mai stato suonato. E secondo me è incredibile quanto effettivamente fanno i producer. E questo è proprio per dire come sono bravi i producer. Poi ovviamente non è vero che non è un album di Miles Davis come dall'inizio. Però, perché comunque Miles Davis è stato molto, cioè conduceva comunque l'improvvisazione, se si può dire, questa cosa qua. Quindi è stato molto fondamentale, cioè aveva più o meno idea di come voleva andasse a finire l'album, aveva le sue idee, però senza Teo Macero, comunque Miles Davis è un fenomeno, ma senza Teo Macero è tutta un'altra cosa. Cioè senza producer, senza produttore, proprio inteso come produttore, perché adesso il producer con l'hip hop ha preso tutto un altro significato, proprio quello che ti fa la musica. Poi non può fare la musica, però è proprio quello che dà il tocco finale, diciamo, è proprio per far capire comunque che non è un album di Miles Davis, ok? Però bisogna veramente riconoscere il merito ai produttori, perché sono veramente delle bestie, e questo è uno dei motivi,
e questa è la prova che veramente fanno tantissimo e quasi ci stava il featuring qua, però non è vero che ci stava il featuring, perché uno che sa come funziona le cose di studio sa che c'è il producer, sa che c'è questo artista, l'artista principale e gli altri sono ad aiutarlo. Quindi, fenomeni tutti, perché ovviamente è bellissimo, John McLaughlin, Chick Corea, Mopen, Miles Davis, Teo Macero, tutti fenomenali, si sono messi insieme, hanno fatto un album che è spettacolare, hanno fatto un album che è ancora oggi pionieristico, spettacolare, anche se all'inizio degli ignoranti che non possono accettare il nuovo, come succede anche oggi, l'hanno criticato, gli hanno del venduto, ma non ci hanno capito un cazzo di niente. Viva Miles Davis, viva il jazz, e finisce così. Vi defido, potete lasciare un mi piace o un non mi piace, iscrivervi al mio canale e vi lascio in descrizione i link per i miei vari account.